Ciao ragazzi, io sono Reddo e benvenuti nel Let's Play di Pokémon Scarlatto, episodio 8, credo, ho già perso il conto. Comunque, ci eravamo lasciati qui allo Stazones, nello scorso episodio siamo arrivati qui, avevamo un pochino esplorato la città, ovviamente non c'era il niente, nulla assoluto, è proprio abbastanza noiosa come città, però carina esteticamente, sì. Con le pale del mulino che vanno a 3 fps, ma lasciamo stare. E niente, abbiamo esplorato anche un pochino il deserto e l'ho esplorato anche da solo off camera per allenare un attimino i Pokémon, che adesso vi faccio vedere un attimo. Questa non sarà la squadra finale con cui andrò a battere il capo palestra, obiettivo di oggi, tra l'altro. Stavo allenando un attimino i Pokémon e volevo decidere chi portarmi. Due li ho già scelti, li ho già messi da parte nel box che avevano raggiunto il limite massimo dei livelli, ovvero il livello 17 con Doffy e Dandy, che questi due ovviamente essendo super efficaci contro il tipo erba di Brassius, ho deciso di portarli ovviamente. E poi avevo pensato anche a Whiskey. Piccolissimo problema, Whiskey aumenta di livello veramente veramente lentamente, molto lentamente. E quindi ho detto, vabbè, inizio ad allenarlo un pochino. Off camera, magari lo porto a un livello decente, poi magari lo uso anche come Pokémon di supporto, anche così. Solo che mi sono ricordato che lui tra un livello, a livello 15, si evolve. Quindi ho deciso di farvelo vedere in video, perché appunto, insomma, le evoluzioni a me piacciono sempre e spero piacciono anche a voi, quindi ho deciso di farvelo vedere e di farlo aumentare di livello tramite le caramelle rare, anche se non prende appunto gli EVS in determinate statistiche allenandolo normalmente, ma sti cazzi. Tanto è giusto per farlo evolvere, probabilmente lo userò per questa palestra e poi mi sa che finirà nel box. Niente, durante l'allenamento di Whiskey, appunto, Minecraft ha oltrepassato il level cap, quindi non è possibile utilizzarlo e sia Spark che Duplo hanno raggiunto il livello 17. Nimble, purtroppo, a parte non averlo soprannominato, ho visto che non impara nessuna mossa di tipo coleottero, ha solo mosse di altro tipo, che vi faccio vedere, che contro il tipo erba non sono chissà quanto utili. Quindi ho deciso di non portarlo. E poi, vabbè, altro aggiornamento sulla squadra, c'è solo Feedog, il nostro fido cagnolino, che ha imparato Occhioni Teneri al posto di Supplica. E niente, questo è l'aggiornamento della squadra. Ora andrò a fare evolvere tramite caramelle rare il nostro Whiskey. Lo porterò al livello 17, e ho sbagliato, e andrei qui. Una, penso basti. Ok, perfetto. Godiamoci la sua evoluzione. Oh, Whiskey si sta evolvendo. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Ed ecco a voi Speedops, tipo sempre coleottero puro. Tela trappola, oh sì. Allora, tela trappola praticamente funziona come un protezione, solo che non protegge dalle mosse di stato, penso come qualcosa come ruggito o cose varie, ma protegge solo mosse che fanno danno. E se la mossa che fa danno è di contatto, non è di tipo è fisica, non è speciale. Oltre a proteggerci dai danni, diminuisce di un livello la velocità dell'utilizzatore. Quindi io l'andrei a mettere tranquillamente al posto di mille bave. E quindi ha imparato Tela Trappola. Perfetto. Sono curioso di andare a vedere le sue statistiche ora. Ok. Beh, la velocità è sempre un po' meh. Però dai, ha buone statistiche sia di attacco che di difesa. Supera di molto anche la difesa di Minecraft, che tra l'altro è 3 livelli superiore, quindi penso che aumenti ancora di più, quindi penso sia abbastanza buono come Pokémon da portarsi in palestra. E quindi io lo andrei a far, ho sbagliato di nuovo, lo andrei a portare, scusate, a livello 17 con le caramelle rare. Una, perfetto. Controlliamo un attimo le statistiche. Attacco e difesa sempre uguali. Anche una buona difesa speciale, tutto sommato, anche avendo la natura a sfavore. La velocità purtroppo non aumenta.
Ora non so se nella borsa ho qualche strumento tipo PS2 e zinco, no? Ok, niente, è lento, non ci possiamo fare niente. E niente, ho detto troppe volte niente. Spostiamo i Pokémon da portarci in palestra e direi di andare in palestra, semplicemente. Penso che il capo palestra abbia a disposizione tre Pokémon, anche questo qui. Ok, purtroppo per chi non se lo fosse perso nello scorso episodio abbiamo perso il nostro Smoliv contro un Clough selvatico, non contro il dominante delle rocce. E niente, purtroppo non potremo utilizzarlo nelle palestre future. Un po' mi dispiace perché non lo volevo provare, ma purtroppo è andata così. Che sta succedendo? Ok, era la cutscene della palestra. Entriamo. Stranamente c'è Nemi. Oh, Reddo! Che coincidenza assurda, ci incontriamo di nuovo nella stessa palestra. Strano. Nemmeno lo stessi facendo apposta, solo perché voglio lottare con te. No, lo giuro, è una coincidenza. Ovviamente è una coincidenza. E per provartelo questa volta non lotterò con te, anche se in realtà una lotticina ci starebbe. La tua squadra sarà diventata più forte dall'ultima volta che ci siamo visti. Direi che con questo ormai sei pronto. Tre confessioni di etere, ok. Faccio il tifo per te, ora mi sa che vado ad allenare una ventina di Pokémon. Alla prossima. Boia. Fa sul serio. Questi non parlano oltre alla nuvoletta che c'è lì sopra, quindi. Benvenuto alla palestra dello Stazones. Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli sfidanti. Ti chiami Reddo, giusto? Esatto. Per affrontare il capo palestra Brassius dovrai superare l'esame della palestra. L'esame della palestra dello Stazione consiste nella raccolta di Sanflora, dei Sanflora. Lo Stazones è la città dell'arte. Le opere che vengono create qui si ispirano a temi come la natura, i fiori e le piante. Per questo siamo profondamente riconoscenti al sole che dà loro nutrimento. I Sanflora incarnano perfettamente questi due elementi ed è da ciò che nasce la nostra tradizione di dare il benvenuto ai forestieri facendo loro raccogliere Sanflora. Il tuo obiettivo sarà quindi trovare Sanflora sparsi per lo Stazone. Lo Stazones. Le hai presente, vero? Sono dei Pokémon floreali che ricordano il sole. Quando ne avrai raccolti 10, portali in piazza Sanflora e avrai superato l'esame. Ho segnato sulla mappa la posizione della piazza, quindi per prima cosa vai lì e parla con lo staff sul posto. Ok. La trovi sulla destra uscendo dalla palestra. Quando vedrai delle sculture che raffigurano Sanflora, saprai che di essere nel posto giusto. Buona fortuna, allora. Grazie. Quindi parte la prova della palestra, alla ricerca di Sanflora per la città. Non mi ricordo dove sono situati i Sanflora, quindi probabilmente ci saranno tagli su tagli perché mi scordo dove siano. Allora, la piazza è questa qui. La raccolta dei Sanflora. Ciao, io mi prendo cura dei Sanflora locali. Immagino che tu sia qui per affrontare l'esame della palestra. Chiedo subito ai Sanflora di sparpagliarsi, allora. Dicono che sono pronti. Diamo inizio all'esame. Quando avrai raccolto 10 Sanflora, portali in piazza Sanflora, mi raccomando. Vai ora, ti affido i miei piccolini. Perfetto, inizia l'esame della palestra. Ok, ci fai andare, perfetto. Vediamo un po'. Primo Sanflora trovato. Ok, perfetto, mi seguono in giro, quindi non devo stare nemmeno andare a portare uno per uno. Perfetto. Secondo Sanflora trovato. Terzo Sanflora trovato. Ok, qui se mi sembra di aver cercato ovunque. Ah, vabbè, questo è facile. Altro Sanflora. Ce n'era un altro lì dietro. Quinto Sanflora. Ah, qui tra l'altro non ci ero venuto durante l'esplorazione. Me la sono persa questa, ok. Prendiamo lo strumento, visto che ci siamo. Rapido Artiglio, ottimo. Potremmo darlo al nostro Speedops. Così almeno magari attacca per primo ogni tanto. Comunque. Ah, c'è anche l'MT. Abbiamo trovato anche l'MT Lancio. Ok, sembra che qui in questa zona non. No, ho sbagliato. Non volevo lasciare la città. Non pensavo che da qui fossimo fuori dalla città. Sesto Sanflora. Settimo Sanflora. Ottavo Sanflora. Quindi siamo quasi alla fine. Ovviamente prova abbastanza facile, come anche quella dell'oliva della prima palestra.
Nono Sanflora. Decimo Sanflora trovato. Ok, portiamolo in piazza Sanflora. Penso sia questa. Perfetto. È stato facile. Pensavo di metterci molto di più. Esame della palestra. Superato. Perfetto. E adesso ci aspetta Brassius. Grazie per aver trovato tutti questi Sanflora. Hai superato l'esame della palestra. Vai pure a, comunicare l'esito dell'esame allo staff della palestra dello Stazones. Ok. Allora andiamo a raccontare che abbiamo superato l'esame. Mi hanno riferito che hai portato 10 Sanflora nella piazza. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Grazie. Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro il nostro capo palestra. Vuoi sfidare il capo palestra Brassius, l'artista di natura? Sì. Bene, ti accompagno all'arena. Non ho dato il rapid artiglia Speedops. Vabbè. Spero che non influisca sull'esito della sfida. Oh, ci siamo. Sfidante, ti stavo aspettando. Va bene. Ben arrivato. Il mio nome è Brassius, sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. Fra una pennellata e l'altra mi occupo anche della palestra di Lost Azones. Ho seguito il tuo esame dalla cima del mulino. Devo ammettere che hai un ottimo spirito di osservazione. La forma mentis con cui hai inquadrato quei Sanflora è a dir poco avanguardista. Mi auguro che il tuo senso estetico in fatto di lotte sia altrettanto sviluppato. Ma ora basta chiacchiere. Abbiamo una composizione artistica da creare. Ok. Mi domando come non si sia spaccato ginocchi e caviglie, però insomma. Iniziamo subito. Un vero artista agisce appena l'ispirazione chiama. Parte la sfida di Brassius Capopalestra. Manda in campo Petilil. E io Speedops. L'arte è creazione al contempo distruzione. Concentrati e farò di te concime per piante probabilmente. Ok, io andrei di... Vediamo, coleomorso, vediamo se siamo più lenti. No, invece siamo più veloci. One hit KO. Ah, Speedops. Dall'evoluzione si dà da fare. No, ovviamente stili di lotta fisso. Comunque dicevo, è stato un bel acquisto Speedops con l'evoluzione. Coleomorso. Purtroppo no. Interessante, scorgo del talento. Avanti dunque, completiamo immensamente questa lotta. Ok, lui è di tipo roccia. Teletrappole, tecnicamente si dovrebbe... Terra cristallizzate. Infatti. Io per sicurezza ho utilizzato teletrappola. Non si sa mai, utilizza roccio tomba o qualcosa del genere. Comunque anche essendo diventato di tipo erba, comunque ci farebbe parecchio danno. Infatti, sassata. Purtroppo non è una mossa di contatto. Quindi, ok. Non posso riutilizzare teletrappola. Provo con Coleomorso sperando... Ah, che è più veloce di... Boia, che botta. Prego, fa che non ha una bacca. E nemmeno io le ho date. Niente. Non so perché noi, sia Dandy che Doffy non voglio sacrificarli. In realtà. Cavolo. Ok, forse Doffy dovrebbe resistere un pochino di più. Speriamo. Ah, è un brutto colpo. Ok. Buono. Perfetto. Vinto. Meno male, ero preoccupato un pochino. Però per fortuna non avendo la stab roccia e ci è andata molto bene. Salgono quasi a livello 18. Viva l'avanguardia. Mamma mia. Esteticamente come personaggio un po' inquietante Brassius. Le tue tattiche trasudano estro creativo. Che fantasia di mosse. Che Pokémon pittorici.
Ogni aspetto è studiato nei minimi dettagli. Lottare contro di te è arte allo stato puro. Se non si può definire tale, allora nulla a questo mondo è degno di essere chiamato così. Ti rivelo subito le mie conclusioni professionali. Sei promosso, non ho altro da aggiungere. A riprova di ciò ti consegno la medaglia. Naturalmente sono ben disposto anche a posare con te per lo scatto artistico celebrativo. Ok, facciamoci la foto. Palestra di Lost Zone, fatta. Ora che sei in possesso di due medaglie della palestra, potrai catturare con agio i Pokémon fino al livello 30 e impartire loro ordini. Ok. Un allenatore all'avanguardia come te merita persino un pezzo della mia collezione personale. Apri pista. Pokémon attacca come se saltasse fuori dall'erba alta e si muove con passo leggero, aumentando la propria velocità. Ok. Ah, sono travolto dall'ispirazione, la sento. L'impellente voce delle muse. Perdonami, ma ti devo abbandonare, la mia nuova creazione mi reclama. Ok, ciao. Tu devi essere quell'allenatore di cui si parla tanto. Reddo, giusto? Oh, sono famoso. Nemi mi ha parlato di un nuovo allenatore da cui possiamo aspettarci grandi cose. Scusa se ti ho rivolto la parola all'improvviso, non volevo spaventarti. Il mio nome è Oranzio. Sono un super 4 della Pokémon. Ah, nonché insegnante di educazione artistica all'Accademia. Dimmi, Reddo, per quale motivo vuoi ottenere le medaglie delle palestre e diventare campione? Scriverei tanto per, no, voglio diventare forte. Grazie per la tua risposta. Non c'è una risposta esatta. Come diciamo da queste parti, tutte le strade portano alla voragine di Paldea. La tua amica Nemi è la più giovane campionessa della storia di Paldea. Chissà, forse anche tu racchiudi in te stesso un potenziale come il suo. Ok. Se punti a raggiungere il rango campione, prima o poi dovrai lottare anche contro di me. Ti consiglio di impegnarti il più possibile prima di allora, così anche se perderai non avrai rimpianti. Spero di vederti anche alle mie lezioni di educazione artistica. Non credo. Perfetto. Abbiamo battuto anche la seconda palestra. Il Pokédex è stato aggiornato, non so per cosa. Allora, intanto, mi vado a curare sicuramente. Ok, mi sono curato. E adesso vorrei vedere nella mappa quale potrebbe essere il nostro prossimo obiettivo, che in realtà lo so già. Vorrei iniziare anche il viale della polvere di stelle, quindi direi non di iniziare con lei, non mi ricordo come si chiama, Pruna, ok, c'è scritto lì, ma con il nostro amico, dove sarà? Romelio. No, non volevo le info, imposta come direzione. Perfetto, le abbiamo impostate come direzione, intanto inserisco di nuovo i Pokémon nella squadra. Ovviamente ho deciso Romelio perché in termini di livello, di crescita, eccetera, è diciamo uno dei capitani del Team Star più... cioè non è uno, è il capitano del Team Star con il livello minore. Quindi ho scelto lui per questo motivo qui. Tanto ancora non ho fatto catture in questo... in questo deserto, ecco, cioè l'ho esplorato molto poco perché appunto i Pokémon erano veramente di alto livello, sono veramente di alto livello, ho sbagliato, mi son distratto a parlare. E il nostro Doffy sale di livello e vuole imparare colpo basso, leggiamo cosa ci dice colpo basso. Ah ok, più è pesante l'avversario più fa male, però io direi di tenerci doppio calcio, che sì è potenza fissa, però insomma doppia possibilità di fare doppio brutto colpo con fuoco all'energia, attacco d'ala e individua, cioè ci sta per il momento secondo me, quindi colpo basso non lo imparerei. Allora, un altro skid, intanto piove sempre, non è possibile, dovrei catturare un Clough, sempre che non mi devasti la squadra. Utilizzerei Doffy, visto che insomma è abbastanza resistente contro lui. Preso. A lui lo posso soprannominare perché è di nona. Sì. La chiameremo Franca, visto che è femmina. Ho optato per Franco, ma Franca è meglio. Mostra le info di Franca. Più attacco e meno difesa speciale. Ok. Iraguscio, vabbè, sappiamo la sua abilità. Lo inviamo ai box per il momento. Anche se penso che sia al momento almeno più forte di Minecraft, sicuramente. Però penso che di Minecraft, piano andando avanti con l'avventura, diventerà parecchio parecchio utile. Poi bisogna anche vedere che Pokémon incontro più in là. Gli allenatori qui non li ho ancora provati a battere perché
Diciamo che ci sono rimasto scottato dal primo allenatore che ho incontrato, quindi voglio provare ora, sperando di non perdere nessuno. Ok, parte la sfida di Greta, studentessa. Ok, non pensavo fosse femmina. Ghastly. Ah, ok, non è di livello altissimo. Fossa sarebbe super efficace, ma c'ha levitazione. Elettrococcola intanto. Perfetto. Ok, ma lo sguardo, ok, non possiamo scappare. Esatto, non possiamo scappare, sì, mi ricordavo bene. E il secondo ha anche un secondo Pokémon. Rivincita? Ghastly da quando può imparare Rivincita? Da sempre? Non me lo ricordavo. Non, a parte che ci va bene Spark contro Markrow. Tutti, vabbè, sì, ok. Tanto nessuno si è modificato le statistiche. Speriamo non riesca ad agire. Ok, suono shock. E si spera che. Perfetto. Alla grande. Speedops al 18. Che forza, sono sicuro che riuscirei senz'altro a trovare il tesoro che cerchi. Ok. Direi di dargli una pozza. No, bizzeffe. Sì, no, lo tengo ancora lui davanti. E tutte le volte mi sbaglio. Piglio sempre B e mi accovaccio. Ok, qui c'è un Nimble. Un altro Nimble. Qui c'è Growlithe. Questi sono forti, cavolo, ne ho trovati un paio davanti allo stazione e si era a livello 18. Ok, a prepotenza, maledetto. Elettrococcola. Ovviamente non gli faccio niente. Però ora dovremmo essere molto più veloci. Perfetto, meno male, è rimasto paralizzato. Perfetto, preso. No, ovviamente. E purtroppo no. Se mi sarebbe piaciuto moltissimo averlo in squadra. Si sta evolvendo, mi ero scordato che si evolveva al 18. Seconda evoluzione della puntata. Spark si è evoluto in pomo e diventa anche di tipo lotta. Quindi un'altra stab abbiamo. Sberle tese, ovviamente. Sì, fai dimenticare. So che è un controsenso. Però, essendo un tipo elettrolotta, molto probabilmente sarà un Pokémon di tipo un attaccante fisico. Quindi preferisco una mossa che impari una mossa di tipo elettrofisica. E gli ho lasciato solo elettrococcola, che è fisica, leva mo molto poco. Però, infatti, le statistiche parlano chiaro. E anche Absorbivolt. Ottima, come si chiama? Abilità. E adesso manca duplo a livello 18 per rimanere al pari con i livelli. Comunque ho cambiato anche il level cap, il prossimo level cap a livello 24 e la terza capo... Sì, la terza capolista sarà appunto Kissara, che è qua vicino mi sembra, però prima voglio veramente sconfiggere, iniziare il percorso del polvere di stelle, o come cavolo si chiama. Preso anche Shinx nel frattempo. Comunque, finisco di catturare un po' di Pokémon qui in questa zona. Ok, Spoink. Ma che cacchio? Lui è di tipo psico, eh. Mi fa una mossa di tipo psico, mi devasta la vita. Preso. Catturato anche Spoink. E due Pokémon salgono di livello. Perfetto. No, no. Aggiunto anche lui al Pokédex. Ah, ora non mi ricordo se. Makuhita. No, non ce l'ho. Preso. E ho catturato anche Makuhita. Perfetto. Ok, allora. Raccattiamo anche vari strumenti. Una caramella rara, si fa prima così. Caramella rara. Ho trovato anche l'MT agilità. Un'altra MT agilità. Un'acqua fresca. Ok, questo canyon, oltre a essere bello grosso e intricatissimo, è anche bello pieno di strumenti. Revitalizzante. Purtroppo non possiamo usare. Qui c'è una Thanatera Crystal. Una pietra lunare. Ok, Pokémon nuovi non ne sto trovando. Provando in compenso un sacco di strumenti. Ok, qui siamo all'inizio dove siamo partiti nella scorsa puntata. E io direi a questo punto. Intanto prendiamo il Gimmicool. Questo strumento qui, che è una Pokéball. Che ci fa sempre comodo. Niente, mi sembra di aver visto qualcosa. Lì sopra c'è qualcosa. Qui sotto c'è. Fango Sberla. Ok, sai. Ci sta. Io direi di prendere il volo, perché se no a piedi ci mettiamo una vita, veramente, e di andare da Romelio. Non mi veniva in mente il nome.
Altro strumento. Oh, ma quello è un Charcadè lì, come... Cioè, sì, Charcadè. Livello 14. Preso. E anche lui è un ottimo Pokémon. C'ha un metodo strano per evolversi, ma è un ottimo Pokémon. Di tipo fuoco puro. Certo, ovviamente che voglio dare un soprannome. E lo chiameremo Knight. Ok. Guardiamo le sue info. Ovviamente terra tipo, eh. Diminuisce l'attacco per la e aumenta la difesa. Ok, lui non ricordo assolutamente se è fisico o speciale. Penso sia speciale comunque, perché poi quando si evolve mi sembra sia di tipo fuoco psico. Sì. Quindi non è nemmeno male, però lo invieremo ai box. Perché un po' di tipo fuoco ce l'abbiamo già, che è il nostro Dandy. E niente, signori. Volerei nelle zone di Romelio e mi avvicinerei il più possibile. Ok, ho deciso di volare a Molducha. Che, cioè, ho guardato un po' le strade e non... Cioè, bisogna fare un giro pesco per arrivare da Romelio. E quindi mi sa che non posso tanto raggiungerlo bene. Soprattutto ora che, insomma, sono già a 50 minuti di registrazione. Quindi penso che di staccare qui. Sì, dai, stacco qui. E niente, come sempre di notte finisce il video. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me fino alla fine e vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!